Perché i migranti sono lì in grande quantità? È stato spiegato. Perché in quell'area del paese, in quelle campagne del Foggiano, c'è una relazione molto forte tra la loro presenza, un settore economico, peraltro di cui il ministro si occupa direttamente, che è quello agricolo, c'è un nesso fatto di sfruttamento nel quale spesso e volentieri la condizione di irregolarità, l'assenza di documenti, significa meno potere contrattuale, dunque più forza da parte dell'impresa rispetto alla capacità del lavoratore o della lavoratrice di esercitare un diritto, e dunque un coacervo di interessi che tende a conservare quella condizione, senza modificarla. Ora, si può approcciare questa vicenda in due modi tra loro opposti. Il primo modo è quello di dire: questa vicenda c'è, dunque che fa la politica, lo Stato, le istituzioni, il sindacato, magari insieme? Prova a aumentare la tutela dei diritti, a portare alla luce ciò che viene tenuto sotto la linea di galleggiamento. Prova per esempio a porsi un problema. Noi che facemmo quando io facevo l'assessore all'immigrazione rispetto a Rignano? Non è che non sapevamo che lì c'era illegalità. C'era la mafia che ulteriormente caricava di un peso i migranti già sfruttati sul posto di lavoro. Ma per esempio, sapendo che i migranti lì non avevano acqua potabile, Che faceste? che gli abbiamo portato l'acqua con l'acquedotto, ma sai perché? Perché l'acqua potabile riduce le malattie che spesso i migranti prendono quando vengono qui, perché non è che sono malati prima, perché bevono acqua non potabile. E se tu riduci le malattie, riduci anche il costo sul sistema sanitario nazionale. Facemmo con la nostra giunta un accordo con Emergency per costruire una cosa che sembra semplice, ma non è semplice: un polibus, cioè un pullman in grado di andare nelle campagne a curare le persone per fare prevenzione, per Allora, consentire alle persone di uscire cosa da sta una condizione dicendo di fra 2 anni, schiavitù. centinaio? Quello che Voglio invece si fa sentire ora, finisco, centinaio. quello che invece si fa ora rischia di essere, lo dico davvero senza polemica, vorrei che col ministro ne potessimo ragionare, no? Una volta, rischia di essere alla fine semplicemente l'esercizio di uno sforzo di propaganda, anche quando ha buone intenzioni, perché tutti pensano che se ci sono baracche come quelle baracche sono inumane, ma se tu le radi al suolo e quelle persone però non hanno nessuna risposta sul Allora, piano dei lavori e dei diritti, si ricostruiscono lì, centinaio. oppure se ne vanno un po' più in là, ma come si fa a non vederlo? Ci sono, io sono